Ambiente, energia e fonti rinnovabili, il futuro dell'Italia e del Mezzogiorno nel segno della transizione ecologica. Per i seminari di Democrazia e Futuro a Matera, uno a due giorni con Valeria Termini, docente di economia politica all'Università di Roma III, consigliera scientifica delle Nazioni Unite per energia e clima. L'energia tra rincari e soluzioni possibili, qual è stato il messaggio oggi lasciato a questi ragazzi? Il messaggio riguarda la complessità della transizione energetica e le promesse della transizione energetica. I rincari sono un fatto contingente, congiunturale, legato alle fonti fossili. Le vie d'uscita devono tenere presente in primo luogo la decarbonizzazione dell'ambiente, che è la loro parola d'ordine, il loro mondo futuro. E quindi abbiamo studiato insieme le possibilità, per esempio le comunità energetiche locali, che si aprono per rispondere nel medio-lungo periodo con una strategia che rispetti l'ambiente, con un nuovo modello economico e sociale. Siamo in due regioni fortemente toccate da queste tematiche, la Basilicata ma anche la Puglia, penso all'ex Ilva di Taranto. A proposito di ambiente, decarbonizzazione, transizione, su questo qual è l'attenzione dell'Europa anche rispetto a un nuovo governo che si sta formando in Italia perché si facciano azioni incisive in questa direzione? Assolutamente sì, beh, la Puglia è un fiore di parchi eolici in questo momento. La Basilicata ha un ricordo straordinario nel lavoro di Mattei, di Enrico Mattei col petrolio a suo tempo, che costruì un indotto di lavoro proprio legato all'energia in questa regione. Oggi è un altro mondo rispetto ad allora e le potenzialità sono di altra natura. Qui abbiamo l'acqua, abbiamo il sole, abbiamo anche il petrolio, perché no, anche il gas, perché no, ma siamo molto vicini al Mediterraneo rispetto al gas, e quindi è anche questo un altro messaggio che mi è fatto piacere lasciare ai ragazzi: la centralità del Mediterraneo nell'attenzione europea, perché l'Italia è centrale, può contribuire diciamo a far fronte a questa difficoltà energetica che affrontiamo oggi con la cosiddetta guerra del gas, attivata purtroppo da Putin per dividere l'Europa. L'Europa è molto attenta a questo, l'Italia ha un ruolo molto importante, anche grazie al buon operato del governo fino ad oggi. Speriamo che il prossimo mantenga una linea simile e analoga per portare la voce del Mediterraneo. La voce del Mediterraneo nel collegamento non solo con le riserve di gas, ma non voglio essere troppo lunga, ma anche per la possibilità di interdipendenza con i paesi africani. Anche questo è un aspetto altrettanto importante, perché le rinnovabili sono anche questo, sono anche indipendenza energetica locale. Una tematica, che dire, di strettissima attualità, che non è sfuggita alla scaletta, portata a questi ragazzi oggi. Sì, devo dire che effettivamente eravamo un po' sul pezzo, sulla scaletta, ma credo che da due anni a questa parte siamo sui problemi che in qualche maniera si stanno scatenando, poi anche con una virulenza diversa, visto vicenda Covid e adesso guerra in Ucraina. In pratica alcuni problemi di questo territorio credo che si siano ulteriormente acuiti, non soltanto del nostro territorio regionale, ma a livello nazionale e forse anche a livello internazionale. Sì, ci ha fatto molto piacere, era in programma già da tempo la presenza della professoressa Termini, quanto mai opportuna in questo momento, anche perché questa regione in termini di risorse energetiche è una delle prime in Europa anche per l'estrazione del petrolio. E quindi bisognerebbe capire quale futuro per questo territorio, se può riscattarsi da questo dazio che ha pagato in questi anni come produzione di energia petrolifera, se può diventare, e questo è l'auspicio e quello che abbiamo proposto anche come scaletta, se può diventare laboratorio addirittura europeo
per il passaggio verso la transizione europea. Il tema dell'energia, con tutte le sfaccettature che sono connesse a questo argomento, portate a scuola. Questi ragazzi sono più attenti di quanto non possiamo immaginare alle tematiche dell'ambiente. Qual è stata la risposta? I nostri ragazzi non solo sono attenti, ma anche sono preparati, perché questa scuola, il Pentasuglia, li prepara dal punto di vista tecnico e scientifico nella sua articolazione di tecnologico e di liceo scientifico delle scienze applicate, e quindi dalle loro domande traspare non solo la preoccupazione, l'interesse, ma la preparazione e le prospettive che loro hanno per il loro futuro di cittadini e di professionisti. Anche in questo campo, nel campo dell'innovazione energetica. Quindi noi ringraziamo per questa opportunità che il Circolo La Scaletta ci ha offerto dallo scorso anno, e quest'anno siamo stati ben contenti di riprendere il cammino, proprio perché vediamo come queste esperienze siano esperienze di crescita per i nostri studenti.